Dai, circle senza il break, raga. Oh! Addio moto. Siamo arrivati, come vi dicevo, alla fabbrica della Mondial Moto. Moto andata. Tony, bocciato. Tony, bocciato. Ok. Ok. Ragazzi, oggi siamo in un nuovo posto a provare a impennare con un ospite speciale, un ragazzino che ci sta dando l'opportunità di stare qua. Infatti adesso vi faccio vedere lui. Che fai, circle senza in break, raga? È assurdo, è assurdo. È un grande. Grande. E niente, siamo qua col furgonazzo del Lasso Special Bikes. Official. E il CRF che è in vendita. Il CRF è in vendita, ragazzi, perché arriva una moto nuova. Quindi oggi proviamo questo nuovo posto. Siamo a Barzanò, in provincia di Lecco. Intanto, raga, ho dato la moto a Christian. Strana, Ci riprova ancora una volta. Perché nessuno ci crede, ma io dico che faccio fatica con questa moto. Poi quando la provano gli altri dicono: ah, hai ragione. Infatti, vedi, si spegne sempre. Ma l'attenzione elettrica gliela... L'attenzione elettrica gliela monterei, però... Nick, sei scarso, non c'è nulla da fare. Oh, quasi fail. Per oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, solo che dobbiamo ancora testarlo meglio. Mi sa la prossima volta con una moto nuova, perché è deciso, il CRF lo vendo. Adesso infatti gli altri stanno caricando la moto. Dovrei aiutarli, ma sono qua a registrare. Ringraziamo ancora Pie. E noi ci vediamo. Moto venduta, nuovo proprietario. Spero sia contento, seguitelo su Instagram. Grazie. Lascio il profilo in descrizione, così se avete bisogno di vedere le novità riguardo il CRF, eccolo qua. E niente raga, dispiace perché... Bella bella. E niente. Addio moto. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi andiamo a provare delle moto nella fabbrica della Mondial. Tra poco arriviamo, siamo in macchina col nostro Ciao, solito ragazzi. Team Samu, lo conoscete bene. Jacopo, anche lui lo conoscete più che bene. E l'autista. E l'autista che non lo conoscete è in verità il papà di Jacopo. Lo conosco anche. Siamo arrivati, come vi dicevo, alla fabbrica della Mondial Moto. Abbiamo le nostre mascherine obbligatorie per il momento, così dopo mettiamo il casco e ci stiamo tutti vestendo. E il posto è questo qua, poi in verità è ancora un po' più grande, dietro ci sono altre fabbriche. Quello che abbiamo in programma praticamente è un test delle loro moto per vedere se le possiamo usare ai nostri eventi. Se queste moto vanno bene, probabilmente le vedrete ai nostri eventi stunt riding. Entriamo, vediamo un po' la fabbrica e dopo andiamo a testare le moto come promesso. Hey!
Comunque sono tutte moto nuove, infatti, come potete notare, mai usate. Sono appena uscite dalla fabbrica, appena sfornate. Sono tutte stradali, vedremo un po' come sarà, perché in verità non è proprio il nostro genere, ma si può comunque provare. Vabbè, no, questa non è stradale, però comunque... Vabbè, targata! Non è targata. Come no? Che cos'è quello? Vabbè, non è ancora targata. Tutte moto made in Italy, infatti. E adesso mettiamo il casco e vediamo un po' cosa noi riusciamo a fare. Questa è una delle Mondial che potremmo provare per i nostri eventi. Ci abbiamo portato una usata che almeno non succede nulla di grave. Sembra un po' reattiva, eh. Per il circo scivola! Scivola il culo! Eh? Cos'è che scivola? La sella! Il culo! Allora, noi due siamo stati i primi a provare questa moto, abbiamo avuto dei feeling credo differenti e adesso diamo un po' le prime impressioni. Per esempio, io mi ci trovo un po', riesco a dare quello spunto sui bassi regimi, cioè dai poco gas e si alza subito, magari anche per i rapporti corti, te non so come ti sei trovato. Io mi sono trovato abbastanza bene sul dritto. Ci va a fare l'impennato proprio che alzi in prima, butti la seconda, come quattro tempi, dai un filo di gas e stesso ti fai chilometri. Il problema sta nel fare circle. Vabbè, stoppi ho provato ma è un enduro, quindi gomme finite non è che puoi fare tantissimo. Però anche per esempio se vuoi impennare con una mano o senza mani, è bilanciata come moto, eh. Il problema è che quattro tempi ha tanto freno motore, quindi... appena muori un attimo il gas tende a tornare giù, però per il resto pensavo che fosse più pesante, invece è abbastanza leggera. Ci stanno alla fine, ci stanno, si può fare, non è facile, ma comunque agli eventi come roba verrebbe figa avere tipo tutte le moto uguali. E per esempio noi siamo anche vestiti tutti uguali, caschi uguali, cioè noi ci vediamo un evento con tutte le moto uguali, impennare nella stessa maniera verrebbe figo, figo come cosa. E cos'è successo? Andavi troppo piano. Ha lasciato il portatarga sull'asfalto. No, qua era già. Come nuova? La targa? La serra uscita? La targa aspetta. Occhio che magari non lo spezzi, eh. La targa è regolabile. No, la targa va. Non è più regolare. Ha piegato la cosa della targa. Moto andata. Tony, bocciato. Tony bocciato. Fuori dallo standard. Fuori dallo standard. Aggancia questo. Boh. Ah, no. Ok. Ok. Fuori questo. Ok. Hai grattato anche così, no? Io mi sono fermato la targa. Prendi la tua. Triste, adesso vi fa vedere. Si deve redimere, infatti ha preso il K. Conclusione della giornata, è andata bene, le moto le abbiamo usate, ci siamo divertiti, in verità non le abbiamo usate tutte perché noi alla fine dovevamo provare quella Motard per fare i nostri eventi da stunt, non è neanche andata così. Ne abbiamo provata una da enduro e forse la cosa può andare in porto, quindi vedremo. Ringraziamo i proprietari di Mondial Moto per averci fatto fare una giornata così un po' particolare rispetto al solito e vedremo se arriveranno altre novità
in futuro. Come sempre, lasciate un mi piace al video e andate a seguirmi su Instagram, il profilo è in descrizione. Seguite la BRC. Seguite anche la BRC, è sempre anche quello in descrizione. Spero anche che vi piaccia il vestitino per adesso, così poi per l'anno prossimo magari arriveranno anche novità e anche questo cambierà. Adesso torniamo a casa e andiamo a mangiarci un panino. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Da NCH è tutto. Bella ragazzi. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.